Hakuna Matata, ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo ritornati finalmente su Rise Son of Rome. Ragazzi, guardate che camicetta sexy che c'ho, eh? Tipo Gunther. Shalala. Ma sexy, bananas. Vabbè, andiamo avanti, va. Allora, siamo qui riuniti. Oh, allora, ecco, questo è un messaggio importante che voglio dare. Se prendete il sole, mettetevi la crema solare. Vedete, questo poveraccio stava qui, si stava a prendere un po' di sole ed è morto. E perché non c'aveva la crema solare? Quindi, andiamo avanti. Questi messaggi sono importanti, ve li voglio dire. No, c'era, no, aspetta, no, torna giù. Torna giù tantissimo. Vai, torna giù. Perché mi devo prendere assolutamente le lance, assolutamente. No, è inutile che tu sbatti come... Cacchio ti sbatti? No, Tidus, non sbattere! Marius, mi confondo sempre con quello di Warhammer, vai. Olè, mamma mia, sto gioco è grandioso. Mi dispiace che YouTube, guardate, se un giorno di questi, se mi rode il cuccolone, aumento ancora di più la grafica di video. Poi mi carico più, però. Olè! Zitti! Mamma mia, ma sei la parte. Che fanno questi? Asannia! Olè! È successo qualcosa che non... Aspetta! Carica! Carica! Vaffanculo Kinect! Ti odio tantissimo! Vieni qua! Olè, vieni, hanno caricato comunque. Non grazie al comando vocale, ma comunque hanno caricato, vai. Vieni. Olè, quanto sono diventati cattivi. Vieni qua. Guardate, mi attaccano tantissimo. Olè. Asante. Che cattiveria. Comunque le cattiverie, vieni qua. Guarda. Olè, vieni. No, non mi puoi fare niente! No, ho sbagliato! Oh! È tipo volato tantissimo! Mi raccomando, non mi date una mano contro di lui, ce la faccio tranquillamente! Ci vostra! Vieni, qua! Bastardo! Si fa così, regà! Ah! Ok, perfetto! Certo, però, se il Kinect funzionava... Oh, no, perché correte? Che c'avete in mezzo alle gambe? Delle banane, ma perché... Ok, prendiamo qua lo tutto, vai, perfetto. Ci siamo? Qui è bellissimo, mamma mia che bello. Vai avanti tu. Io te copro. Bellissima. What the? Vande Marius. Vieni qua. Santa! No! No, non ci credo. No, non ci voglio credere. Ho preso lo scudo. Ok, via. Oddio, sono spawnato. È spawnata gente dietro. È spawnata così, all'improvviso. Vieni qua. Vieni. Aio, no, devi farlo prima però. Non quando ti para a te. Aiuto! Santa! No! Ma perché sono diventati più cattivi? Vieni qua! Aiuto! Ma stiamo giocando! Perché siete diventati così stronzi tutti insieme? Aia! Ma sono diventati bastardissimi! Vieni qua! Ti faccio fuori malissimo! No! Vieni qua! Aiuto! Che male! Vieni qua! Santa! Intanto... Olè! Vieni qua! Tu! Senne! Ma da! Udu! Attenta! Su! Ma no! Senne! No, ma perché? Potevamo farci un po' di salute! Vai, Marius! Vai! Mamma mia! Vieni qua! Asante! Asante! E muorici male! Con quale violenza? Aio.
Aio! Vieni qua! Aio! Vieni! Ok, principalmente... Waka! Mamma mia! Comunque c'è da dire una cosa. C'è da dire una cosa. Aspettate che sto concentratissimo. Che comunque le ambientazioni cambiano molto spesso. Questa è una cosa buonissima. E adesso vi ricordo che stiamo cercando di aggirare gli arcieri. Ah! Gliel'ha messo nel muretto, non sbaglio? La fa male, eh? Vieni qua. Vieni qua. Bulli! Vieni qua, capezzoloni! Queste sono le cripte di... Aiuto, addio, no, mai! Vieni qua. Sata! Ok. Vieni qua, bastardo. Che lo sei? Altro, ti uccido. Malissimo. Ecco. E lo finiamo male. No, si vedono le mutande, copri! Si vede il pacco! Ma che cosa? Mi serve una mano? No. Oh! 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 Che cazzo di roba è? Ma... No, 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 no! Una... Che cacchio! Che spettacolo! Non me l'aspettavo questa! Questi sono forti! Questi sono fortissimi! Uno, due, tre! Mamma mia! Questi non... Vabbè, ho capito, ho capito. Aia, ho capito. Ma c'è stanno proprio. Vieni qua. Vedi? A fammi arrabbiare? Hai visto a fammi arrabbiare? Ci si rimette sempre. Io ho detto. Vieni qua, va. No! È morto da solo. È morto di paura. Mi ho fatto paurissima. Ah, ma stiamo dal re. Bella lì. Vai, ma... Marius, come sei cattivissimo! Non ci dovrò... Attenzione! Ah, questa è la figlia! Prendete! Che brutta, eh! O eliminerò la tua progenie! Ora! Basta! Attenzione! Sei brutta forte, c'è una ragione a commentare che sei brutta. Qua devo parlare un po' perché sennò mi danno il copyright. Quindi, ma che figata di essere... No, a parte gli scherzi, è una gran figata. Quindi, bella lì. Ma sembra una drogata, sembra che si è fatta de basilico, porco due. Oh, comunque sto gioco, regà. Qua, sembra fatta de basilico. Madonna mia, oscuratela! Metteteci un bollino rosso sopra! Aia, però siamo un po' stronzi, eh! Non si frustano le persone! Per gli dei, noi lottiamo per la gloria di Roma. Appunto! Che gloria è questa? I britanni non accetteranno la pace se li trattiamo così. Questa è opera dei pretoriani. E fermiamoli! Dicca, ma sa che è bello, c'è solo il culo. Così ho guardato un attimo. Mamma mia, mo scatta l'infrociata pazzesca. Fermi. Amici di Roma. Sì. Vi presento Basilius. Vedi, Basilius! Figlio dell'imperatore. Chi ha dato lui il basilico a quella? Lo sapevo io. Comandante Vitellio. Mi rallegro per la vostra venuta. Basilius! Per poco non vi siete perso tutto il gaudio di questa festa. Confido che il vostro viaggio sia stato piacevole. Signore, vorrei... Le guardie prenderà il comando. Guardie, occupatevi dei britanni. Vostra Altezza, devo... Forse non lo sapete. Mio fratello Commodo è ancora disperso. E io intendo scoprire che cosa ne hanno fatto questi selvaggi. Noi britanni vivevamo in pace governati dal vecchio capitano romano.
ma il nuovo condottiero Commodore, figlio del vostro re. È malvagio e merita il suo destino. Ma state a vedere, Boudicca! Non ho altro da dire. Mi è chiaro che voi britannici non amate come noi romani. Tua figlia? È quella che gli dà il basilico, sì. Davvero incantevole. Ma dove? Picchiala finché non parla o la faccio l'amore. Non importa. No! Come? Attenzione! Come ti permetti? Hai tirato fuori un cortellino così? Io c'ho una spada così grossa. Io sono il figlio dell'imperatore. E ci ha messo sul cazzo. E io posso... Cosa? Tutto. No. Ciò che voglio. No! Vi prego! No! Non uccidetela! Vi dirò ogni cosa! Commodo è stato ceduto al re Bicorn nelle lande settentrionali. Al di là del vallo. Vi prego, lasciate mia figlia. Vi prego. Vedete? C'è un solo linguaggio che questa gente comprende. Basilicus. Il linguaggio della violenza. Ma dov'è con quello spadino? Troverete il condottiero nelle tenebre oltre il vallo. Dove cupe e brulle scarpate sovrastano laghi oscuri e senza fondo. Dove uomini dalle lunghe corna errano da tempi remoti. E dove coloro che si avventurano non fanno ritorno. Ma fa poco lo stronzo! Comandante? Sì? Condurrete i vostri uomini a nord, alle brulle scarpate, e troverete mio fratello. Guardie, richiudete i prigionieri. Preparatevi! Sentito il comandante, pronti a marciare! Centurione! Non perdete tempo. Andiamo a nord! D'accordo! Me lo tempo al culo! C'è Basilicus che prima dà la droga a Boudicca. Vitellio ci ha condotti a settentrione. Oltre i limiti dell'impero e i confini del mondo. Sì. Abbiamo affrontato guerrieri più simili a bestie che a uomini. Devo un po' parlare perché sennò mi danno copyright. Sino le legioni di Roma. Quindi è un po' così. Le parole di Oswald ci tormentavano mentre proseguivamo nell'implacabile oscurità. Ci credo. Nelle lande battute dagli uomini dalle lunghe corna, da dove solo pochi fanno ritorno. Oddio. Questo forte, il fosso di Glott, si dice sia niente meno che il parco perlale, luogo di fiamme e morte. Bello. Temo che ciò che accade qui ai confini del mondo presto lambirà l'impero stesso. Va bene, lavate il pellame. Ragazzi, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. È stata una gran puntata, veramente. Ragazzi, lasciate tanti pollicioni in su per Boudicca. Porella, avete visto? Non fumate il basilico. Che cosa abbiamo imparato in questa puntata? Non si prende il sole senza crema solare e non si fuma il basilico. Ragazzi, se no diventate come Boudicca. Pollicione in su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento con il vostro Ciccio Gamer 89. Ciao e saluto Basilicus. Già me stai sui coglioni. Bella!